lei stia tranquillo, giovanotto. Ha tutta la mia stima, tutta la mia comprensione. Tanta stima, tanta comprensione, e non l'ha lasciato neppure la faccia. Mi scusi, ma anche oggi sono in ritardo e mangio un boccone per andare a dargli il cambio. Albert, le ceneriere sono lurite. Devo sempre ripeterle che le ceneriere vanno pulite ogni ora. E l'inglese com'è? Ho tradotto una scena del Coriolano, papà. Di chi? Di Shakespeare, papà. Insomma, di un Coriolano o di Shakespeare? Il Coriolano di Shakespeare, papà. Ah, e hai fatto un'ora precisa? Un'ora e qualche minuto, papà. Cameriere? Sì. La signora desidera vedere il morto con una spada del cuore. Come dice, scusi? Sei veramente un mostro, ti odio. Perché lei... Tu! Devi dare del tu! Cosa credi? Sì. Cosa credi che non abbia capito? Che fa di voce del terzo? Tu hai visto quella che si era? No, 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 dice, no, guarda, ti giuro che non è te. No, giurare, te giuro! Tu sei uno di quelli che dalla menzogna fanno la loro bambina, guardi lì. Non sono da sopportare torti e insulti. Sei il primo e unico uomo della mia vita, e io, piuttosto che vederti con un'altra, preferisco vederti morto. No! Tu, no, no, no. Tu, io, il nero, mi piace sul tuo cadavere. Come mai tu mi chiedi pochi? Non ha fatto in tempo a lavarli? Per terra non è mai. Bisogna dare una scopatina subito. Come indennizzo,
200.000 franchi. Hai forse dimenticato il contratto che hai firmato 5 minuti fa? Tutto quello che vuole, signorina Ivonne. Io non sono un uomo, signorina Ivonne, no. No, io sono un galeotto, io sono un forzato, io sono un imbecille, ecco cosa sono. Con 40.000 franchi di rendita costretto per 20 anni a fare il cameriere. Ah, è sempre meglio che dare 100.000 franchi a quella canaglia del mio padrone, eh? Volevo fare la gran vita. Non importa, la gran vita l'ho fatta. Sans pleurer pour toi, sans prier, sans t'attendrir méchante, j'ai passé tant de jours, tant de nuits à ne songer qu'à toi. Molto bene, riceverà la visita dei miei padrini.